Buongiorno growers, problemi di insetti? Volete combatterli in modo naturale? Allora oggi un bel video nerd come piace a me e vai con la sigla. Uno dei prodotti più utilizzati per combattere gli insetti in modo naturale è probabilmente l'olio di neem. Però diciamoci la verità, spesso ci lascia insoddisfatti, non ci dà i risultati sperati. E quindi le cose sono due. O ci prendono per che non funziona, oppure siamo noi che non lo usiamo nel modo corretto. Quindi direi di iniziare a capire che cos'è l'olio di neem e di vedere come funziona. Il neem è un albero, nome scientifico Azadirachta indica, ed appartiene alla famiglia delle Maliacee. È un albero sempreverde, a crescita rapida, originario dell'India e della Birmania. Fin dall'antichità ha suscitato grande interesse perché era sempre privo di parassiti. E infatti è stato scoperto che tutte le sue parti, le foglie, i semi, i fiori, la corteccia, i rami, i ramoscelli, tutte, contengono diversi principi attivi, anche se poi si è scoperto che la maggior parte sono contenute nei semi, che sono anche ricchi d'olio, e da qui iniziamo a capire il nome da dove deriva, olio di neem, perché sono estratti dai semi. Quindi perché non isolare questi principi attivi e utilizzarli per difendere anche le altre piante? È stato scoperto che i principi attivi che contiene sono veramente tanti, e qui un aiuto dalla regia: abbiamo la zadiractina, la nimbidina, la nimbina, la salanina, il salannolo, la quercitina, la gedunina, e direi che possiamo fermarci qui perché tanto il più utilizzato, quello con la maggiore efficacia, è il primo, che è appunto la zadiractina. Questo è un limonoide triterpenoide complesso, ovviamente, ma niente di semplice, che ha proprietà repellenti, insetticide, ovicide e larvicide e agisce contro gli insetti in due modi. Uno, ne scoraggia l'alimentazione e due, ne regola la crescita. Ma vediamo di capirli meglio. Punto 1. Per capirlo dobbiamo sapere come funziona il comportamento alimentare negli insetti. Gli insetti fondamentalmente annusano il cibo, hanno una sorta di sistema olfattivo con dei sensori chimici che sono sensibili allo zucchero, e ricordiamolo, la linfa delle nostre piante è ricca di zuccheri, quindi l'insetto annusa la pianta, gli viene fame e si mangia la nostra bella piantina. La zadiractina cosa fa? Inattiva questi recettori dello zucchero e, facciamola semplice, stimola i recettori dell'amaro, e quindi all'insetto passa la fame. Il suo sistema recettivo viene fregato e pensa che la nostra piantina non sia commestibile. Se questo non dovesse bastare, la zadiractina provoca anche degli effetti secondari nell'intestino dell'insetto, perché viene inibita la produzione degli enzimi digestivi e quindi l'insetto mangia, si intoppa e schiatta. Il secondo punto è un pochino più complesso. Per capirlo dobbiamo sapere come funziona il ciclo vitale degli insetti. Infatti questi fanno l'ecdisi, che da definizione in biologia è il processo di perdita e di riformazione dello strato superficiale del tegumento, ovvero fanno la muta, tipo i serpenti cambiano la pelle e passano dall'età giovanile all'età adulta. E guarda un po', la zadiractina è molto simile strutturalmente agli ormoni noti come ecdisoni, che sono responsabili della muta negli insetti. Quindi la zadiractina agisce sul sistema endocrino, bloccando la produzione di questi ormoni e causando anomalie, ritardi e riduzione della muta, con conseguente aumento della mortalità. In più, interferendo su un equilibrio ormonale, causa sterilità, sia nei maschi che nelle femmine, che non faranno più dei piccoli insettini affamati. Ora che abbiamo visto come funziona l'olio di neem, vi faccio io la domanda. Ma vi pare possibile fare un trattamento sulle vostre piante e subito dopo, al massimo il giorno dopo, trovare tutti gli insetti morti per terra? Direi proprio di no, perché è il neem che non funziona così. Il mio consiglio per ottenere risultati migliori dall'olio di neem è quello di utilizzarlo in prevenzione, quando ancora le piante sono libere dai parassiti, e frequentemente, anche una volta alla settimana, stando attenti a non spruzzarlo quando le piante sono sotto la luce diretta del sole, perché come la maggior parte degli insetticidi è fotolabile, ovvero il principio attivo, la zadiractina, si degrada al sole. Essendo un insetticida, tanti mi chiedono: ma sugli insetti utili che effetto ha? Siccome il neem ha principalmente un'azione gastrica piuttosto che per contatto, si può considerare sicuro sugli insetti utili, perché questi normalmente non si cibano delle nostre piante. Il neem funziona molto bene su tantissimi insetti, tra cui i coleotteri, come la dorifora, i rincoti, come gli afidi e la psilla, le cicaline, i ditteri, come la mosca dell'olivo e le menatrici fogliari, i tisanotteri, e più conosciuti e temuti sono i tripidi, e i lepidotteri come le nottue.
Purtroppo però non funziona su tutti gli insetti, perché questi producono degli enzimi detossificanti e quindi si difendono dagli effetti dell'azadiractina. L'olio di neem funziona molto bene sugli insetti a corpo molle, come gli afidi, e oltre che sugli insetti ha un leggero effetto repellente anche sugli aracnidi tipo il ragnetto rosso, però appunto lo ricordiamo, sono aracnidi, non sono insetti, e quindi tutta un'altra storia di principi attivi. La versione del neem più conosciuta è quella liquida, sia concentrata da diluire che pronta da nebulizzare sulle nostre piante, entrambe ottenute dalla spremitura dei semi di neem. Ma ci sono anche dei prodotti più professionali, sempre naturali, ottenute dalla spremitura dei semi, dove però viene garantita la concentrazione in grammi litro dell'azadiractina, che hanno dei risultati decisamente più professionali. Esiste poi anche un neem solido, sia sotto forma di farina o di pellettato, da miscelare direttamente al substrato nel terreno. Questo, oltre ad apportare qualche elemento nutritivo, ci aiuterà a eliminare i fastidiosi insetti terricoli. Ovviamente tutti questi prodotti li potete trovare sia nei nostri negozi che nel nostro store online mygrass.it. Per concludere, visto che la rubrica è Tips and Tricks, un piccolo trucchetto. Normalmente l'olio di neem viene nebulizzato sulle nostre piante, ma in realtà l'azadiractina viene assorbita benissimo dalle radici attraverso l'oxilema, che è il tessuto che trasporta appunto l'acqua dalle radici alle parti verdi della pianta, e quindi il principio attivo verrà distribuito anche sulle parti in crescita della nostra pianta. Quindi il consiglio: fate delle irrigazioni con acqua e azadiractina, sempre in prevenzione. Adesso è tutto più chiaro come funziona il neem? Provate ad utilizzarlo in questo modo e fateci sapere i vostri risultati qui sotto nei commenti. Ciao growers e alla prossima!